La chiesa aretinale è molto bella. Dall'Ucraina sono venute fuori tante persone, è una situazione di assoluta tribolazione. Qui l'idea che arrivi dalla nostra terra cibo e soprattutto cibo per i bambini è una bella cosa. È partito questa mattina da Arezzo, dalla chiesa di Cadecio, il quinto tir carico di aiuti per l'Ucraina, raccolti grazie alla Caritas diocesana di Arezzo Cortone Sansepolcro. È sicuramente un segno di vicinanza, un segno che anche se siamo lontano di circa 2000 chilometri, con il pensiero, con il cuore, siamo molto vicini alle persone che fanno servizio alla Caritas, diciamo alla Caritas che accoglie i profughi dell'Ucraina, che fa servizio per gli ucraini. In totale sono circa 100 le tonnellate di materiali donati con i 5 invii realizzati sinora, tra alimenti a lunga conservazione, medicinali, materiale per l'igiene personale e per i bambini. L'impegno della Caritas è andato su tre fronti. Primo fronte, mandare subito l'emergenza immediata con questi tir, e questo è il tir di oggi. Poi secondo fronte, la raccolta delle offerte che andranno al Fondo per l'emergenza ucraina, gestito direttamente dalla diocesi e dalla Caritas. E il terzo fronte è stato quello di aiutare gli ucraini qui, quelli che sono nelle famiglie, e che insieme alle famiglie vengano a chiederci sostegno, perché parenti o amici li hanno accolti, però quando arrivano in una famiglia 3 o 4 persone in più, i problemi di bilancio entrano in crisi. La Caritas sta aiutando anche queste persone dentro le famiglie. A fornire un sostegno importante per caricare i tir è stata la ditta Sgrevi di Arezzo. È stato veramente emozionante vedere questa mobilitazione, che non solo di privati ma anche di aziende che sono state vicine a queste persone che in questo momento sicuramente non passano un bel momento. In questo quinto carico di alimenti e generi di prima necessità ha dato un contributo anche la Coldiretti di Arezzo. Sicuramente in questa situazione era ancora più doverosamente dovuto dare questo nostro supporto, e lo facciamo molto volentieri, e grazie all'Arcivescovo che ci ha coinvolto.